città. E qua di fianco a me c'è Cati, un pochino più giù, adesso poi vi racconto che Cati, c'è Buddy, che ovviamente è il mio perro rojo. Dove è la pronuncia? Perro rojo. Sono qua direttamente a lezioni di spagnolo. Vi avevo già anticipato che uno dei miei obiettivi del 2017-2018 è imparare lo spagnolo. Alcuni di voi mi hanno chiesto per quale motivo, perché si sono incuriositi, perché sì, ci potrebbe essere un progetto musicale internazionale che mi porta anche lontano, oppure semplicemente perché mi piace la lingua, mi piace la Spagna, mi piace, sapete che no, io ho l'amore per i viaggi, mi piace viaggiare, quindi comprensibilmente col fatto che è una delle lingue più parlate e non potevo studiare il cinese, ho preferito studiare lo spagnolo. Cati, la mia insegnante, sono fiera di presentarla, bravissima, carinissima. Giovanissimo, perché però sono fatto giovanissimo. E boh, noi andiamo avanti con questi esercizi, dopo vi farò un po' di conversazione spagnola. Il mio perro rojo sta sempre a Milano. A dove? A Milano. A Milano? No, a Milano, con me. No, sempre conmigo, ecco, ho detto. Vai, andiamo avanti. Ok. Entonces, se io fossi un momento del día, sería el atardecer. Okay. Porque me encanta ver cómo el sol. ¿Qué domani? Scu. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Si io fuese una canzone o un gruppo di musica, sería Zenit. Ah. Porque Zenit es una mujer, no una mujer, una muchacha muy... Una mujer también valdría. Una mujer, era una muchacha, mi piace di più. Una chica? Una chica. Una chica, muy simpática, muy brava, bravissima. Brava no se utilizaría hacia... Brava, es que palabras que se parecían mucho, que las estuvimos viendo... Ho fatto gli scherzi, ho detto che era in questo elenco invece non c'era. Crema, ok, gialla nel mangiare. Capito? Es olio. Aceite non è aceto, ma è olio. Mentre l'aceto è la vinagre. El vinagre e la es come in spagnolo? Caldo. E, divertente. Divertido. Dopo questa lezione di merda, che mie no, si dice di merda, dopo questa lezione di spagnolo, io avevo effettivamente molto sottovalutato lo spagnolo, perché tutti mi dicevano aggiungi la S finale ad ogni parola ed è fatta. Invece è un cliché, è un... È un prototipo. No, ma prototipo non credo che sia la parola. Un topico, esatto, perché non è assolutamente vero. Questa è la terza, quarta lezione, andiamo avanti fino tutta la vita. Tutta la vita e stop. Ci rivediamo alla prossima lezione. Ciao.